Un'altra grandezza fondamentale negli studi dell'elettrotecnica è la potenza elettrica. Vediamone una definizione partendo dall'assunto generale che la potenza è definita come in fisica come il lavoro compiuto nell'unità di tempo. Per quanto riguarda i nostri circuiti, questo lavoro abbiamo visto che viene rappresentato sotto forma di variazione di energia potenziale posseduta dalle cariche elettriche all'interno del nostro circuito. Quindi analizziamo una schematizzazione, consideriamo un tratto di circuito, immaginiamo un tratto di circuito che fa parte di un circuito elettrico chiuso. Consideriamo due superfici di questo tratto, A e B, due superfici del conduttore che stiamo rappresentando come parte del circuito chiuso, e immaginiamo la carica elettrica infinitesima dQ che passa attraverso la superficie A del punto A e contemporaneamente c'è il passaggio della stessa carica elettrica dQ attraverso la superficie individuata con la lettera B e questo avvenga in un intervallo di tempo infinitesimo di t. In pratica il lavoro compiuto dalle forze del campo, a parte il segno, è data dalla variazione di energia potenziale che la carica dQ subisce appunto nel passare dal punto A al punto B nel tempo dt. La variazione di energia potenziale che subisce la carica dQ dipenderà dal potenziale elettrico presente nel punto A e nel punto B. Indichiamo questi due valori come V. La tensione nel punto A, il potenziale elettrico nel punto A, VB, quello nel punto B, e indichiamo come tensione V, appunto, fra A e B, la differenza di potenziale VA meno VB. In questo modo l'energia potenziale, la variazione di energia potenziale subita dalla carica dQ nel passaggio da A a B sarà data da, per definizione, dalla tensione V che rappresenta l'energia potenziale per unità di carica per la carica dQ stessa. Avendo definito la variazione di energia subita dalla quantità di carica e quindi il lavoro compiuto dal campo, avremo che la potenza P sarà data dalla variazione di energia V nel tempo dt e quindi sarà V dQ fratto dt, dove dq fratto dt sappiamo essere la definizione di corrente elettrica e quindi la potenza sarà data dal prodotto tensione per corrente. Quindi in generale la potenza elettrica associata allo spostamento di carica nel tempo, quindi a una corrente elettrica che attraversa un 2π
due punti, che passa attraverso due punti in un circuito che hanno fra di loro una differenza di potenziale V, la potenza associata a questo spostamento è data dal prodotto della differenza di potenziale fra i due punti per la corrente che li sta attraversando. Adesso, diciamo, questa situazione si può presentare in due casi distinti. Uno è il caso che tra A e B sia presente un generatore o di tensione o di corrente, o che tra A e B sia presente un generico bipolo passivo, cioè un bipolo che non è in grado di generare energia. Vediamo i due casi separatamente. Allora, se tra A e B abbiamo un generatore di tensione Vg o un generatore di corrente Ig, sempre tra i punti A e B, quindi o uno o l'altro, li pensiamo sostituiti tra i due punti generici del circuito A e B che abbiamo indicato sopra, allora in questo caso noi avremo che l'energia W o la potenza P risulteranno erogate dai generatori se rispettiamo la convenzione sui segni dei generatori che prevede che la corrente venga erogata dal generatore stesso attraverso il morsetto individuato col segno più per la tensione, quindi quello a potenziale maggiore. Quindi nel caso del generatore di tensione noi avremo che la corrente I dovrà essere erogata in corrispondenza del morsetto più del generatore. Allo stesso modo per il generatore di corrente, la corrente Ig dovrà risultare essere erogata uscente dal morsetto individuato come a potenziale superiore per il generatore stesso. In questi casi, rispettando questa convenzione, prende il nome di convenzione dei segni dei generatori, allora avremo che P di valore maggiore di 0, dato dal prodotto P uguale V per I. In questo caso, appunto, se maggiore di 0, si tratterà di potenza erogata dal generatore, cioè una potenza che il generatore fornisce al circuito. Quindi questo riguarda la convenzione per i generatori. Nel caso invece che tra i punti A e B sia presente un bipolo passivo, possiamo indicare col simbolo generico del rettangolo, appunto tra i punti A e B. Immaginiamolo quindi sostituito nella descrizione iniziale. Allora, in questo caso, se rispettiamo la convenzione dei segni dei bipoli passivi, che prevede che la corrente I sia entrante nel morsetto che viene identificato
come possedere potenziale elettrico maggiore, quindi tensione maggiore rispetto all'altro, allora, quindi questa è la corrente entrante nel più della tensione, allora con questa convenzione sui segni, se P è maggiore di 0 e P è sempre data da V per I, abbiamo che però si tratta di potenza, in questo caso, assorbita dal bipolo. E questa rappresenta la convenzione dei segni dei bipoli passivi. Ricordiamoci di rispettare questa convenzione nei nostri circuiti in modo da determinare le potenze erogate dai generatori nel primo caso, quindi convenzione dei segni dei generatori, e le potenze assorbite dai bipoli passivi, rispettando la convenzione dei segni degli stessi.